Benvenuti sul canale. Oggi iniziano i preparativi per il compleanno della mia piccola, della vostra Polpetta, come la chiamate in tanti. Denise è una bambina fortunata perché è amata da tutti, perché è solare, gioiosa, ha sempre il sorriso sulle labbra. Ma più di lei siamo fortunati noi ad avere questa gioia immensa. Sembra banale ripeterla questa frase, sembra ovviamente una frase fatta, ma io tutti i giorni, quando mi sveglio e tutte le sere prima di andare a dormire, mi ripeto tra me e me che fortuna che abbiamo ad avere questa gioia immensa. Non credo di parlare tanto in questo video perché mi si stringe la gola se penso che questi 3 anni sono volati. Pagherei per tornare indietro, per rivivere altre 1000 volte. In questi 3 anni mi sento davvero cambiata in meglio, perché si è riuscita a tirare fuori la parte migliore di me, che era rimasta un attimino più nascosta. Devo dirti la verità, non ho nessun rimpianto. Sono sicura al 1000 per 1000 di aver trascorso ogni singolo minuto con te, di non averti mai trascurata, di non averti mai fatto mancare nulla. Ma non perché lo dovevo fare, perché sono tua madre, perché lo voglio fare, perché mi piace la tua presenza, la tua compagnia. Mi piace anche il profumo che hai quando ti abbraccio e non ne posso più farne a meno. Quando la sera ti addormento tra le mie braccia, mi fermo sempre altri 5 minuti perché mi piace guardarti. Tutti parlano di un posto sicuro, di un luogo in cui rifugiarsi quando ci sono i periodi. No, il mio posto sicuro invece sei tu. Se ti abbraccio, sento il tuo profumo, mi calmo immediatamente. Quando sorridi, mi dimentico di ogni pensiero. Quando giochiamo insieme, metto da parte tutto quello che al momento mi fa essere pensierosa. Ovviamente ci saranno i giorni dove mi arrabbierò, ti urlerò, ma ricordati, non troverai mai nessuno al mondo che ti ama più di me, che ti ami più della tua famiglia. E adesso ragazzi, come avete visto dalle clip, vi ho fatto vedere pochi attimi della preparazione, dove ho preparato dei cucchiaini di cioccolato da poter dare alle famiglie, alla nostra famiglia e agli amici prima di andare via. Abbiamo fatto le torte con Morena mi ha dato una grandissima mano, poi ho fatto il girasole rustico e adesso iniziano i preparativi voglio fare un arco di palloncini, tutto l'allestimento e niente, spero che questo video vi piaccia e vi faccia compagnia ovviamente. Far aprire i regali a Denise, però ovviamente ragazzi non ho messo tutti, altrimenti il video sarebbe durato troppo. Ovviamente non significa che ho ripreso quelli che mi sono piaciuti di più, ma giusto i primi, dopodiché ho chiuso la telecamera perché è vero riprendere tutto, però anche io mi volevo godere il momento con Denise.
Questo va. Questo va. Qui stira. Oh, apri. Apri. Oh, il vestito. Ok. Ah, ce l'hai, lo so che. Vieni. Vieni. Ah, apri quest'altro. Già c'è. C'è. Sì, un'altra giorna, zio, un'altra giorna ti spocca quello. Vedi? È bello. Bellissimo. No. No. Sì, ti tieni quello adesso. Come li vedi? Li vedi grandi? Oh, perché però la devi aprire. Grazie. Vedi se ti piace. Ah, sì, sì, sì. Ma... Li apriamo dopo, però lì li apriamo dopo. Ovviamente abbiamo scoppiato i coriandoli, stranamente Denise non ha avuto paura come l'anno scorso perché comunque il colpo si è sentito e poi ho voluto mettere queste tre candele dove si accende poi la fiamma così alta e secondo me completano il tutto. È da tradizione da quando sono piccoli i miei figli che... mettiamo sempre queste candele e secondo me è stata una bellissima festa, tranquilla, spensierata, proprio come secondo me dovrebbero essere le feste. Sì, bello fare i palloncini, tutto l'allestimento, però la cosa poi essenziale è ritrovarsi tutti tranquilli a scambiare due chiacchiere, a fare gli auguri alla bambina. Ovviamente mangiare, quello non manca mai, la focaccia l'ho comprata e la pizza rustica, no invece la pizza rustica l'ho fatta io, stavo dicendo la pizza rustica anche l'ho comprata, no ho fatto la pizza rustica e il girasole e i panini io, invece la focaccia l'ho comprata perché sarebbe troppo poi ragazzi impegnativo, la bambina comunque anche se grande ma va seguita. E niente, a questo punto vi voglio lasciare qualche foto. Fatemi sapere giù nei commenti se vi piace la vostra polpetta, come era vestita, la torta, tutto. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!